L'estasi di Santa Caterina da Siena presso la chiesa della Santa omonima a Magna Napoli è la più profonda testimonianza della presenza di Melchiorre Cafà nel barocco romano. La sua breve e folgorante esperienza romana avvenne tra il 1660, anno in cui ottenne il primo cantiere indipendente, e il 1667, anno della tragica morte. L'artista maltese, prima allievo di Ercole Ferrata, seppe ottenere un rapido successo che lo portò nel giro di un lustro a raggiungere il principato presso l'Accademia di San Luca e a permettersi di rifiutare la carica per l'affollarsi di impegni lontano dall'urbe. Presso la Chiesa delle Domenicane, Cafà si occupò con ogni probabilità e secondo la guida di Filippo Titi del 1674 dell'intera progettazione della sistemazione del presbiterio, in aggiunta alla meravigliosa esecuzione dell'estasi della santa per la tribuna dell'altare maggiore. L'opera fu donata da una pronipote di Sisto V, Camilla Peretti, monaca del convento, e supervisionata dal vescovo Ignazio Cianti. Cafà scolpì la santa tra il 1662 e il 1665, sfruttando la tradizione romana delle pale d'altare marmore e al contempo confrontandosi con un tema caro alla Controriforma, l'estasi, sdoganata da Bernini nella sua Santa Teresa presso Santa Maria della Vittoria. Ancora Bernini si devono alcune influenze, in particolare nella posizione delle mani della Santa Caterina, riscontrabile nella memoria Maria Raggi del Bernini in Santa Minerva, e nella scelta di utilizzare marmi policromi, come nelle logge delle reliquie in San Pietro. Le novità più consistenti del linguaggio di Cafà si riscontrano in un rinnovato interesse per la capacità cromatica e pittorica offerta dall'uso della pala d'altare marmorea, qui arricchita da alabastri, diaspri e lapislazzuli. La sensazione offerta allo spettatore muta verso la creazione di un'atmosfera meno plastica e più legata a valori cromatici, in grado di riprodurre la fluttuazione della Santa Domenicana tra le fiamme della carità divina, quel lume soprannaturale da lei descritto come eterna visione di Dio. Allo stesso tempo il candido marmo della figura e della nuvola che la sorregge si adatta perfettamente alla luce naturale proveniente dalla cupola soprastante ed emerge con eleganza dallo sfondo intarsiato. Il genio maltese, spesso riconosciuto dallo stesso Bernini, morì a 31 anni, il 4 settembre 1667, in seguito alle ferite causate dal crollo di un modello per l'altare maggiore della concattedrale di San Giovanni alla Valletta, che lo colpì presso la fonderia di San Pietro, dove lavorava la grande commissione giunta dalla propria patria. Con la sua morte improvvisa si troncò una delle esperienze scultoree più originali della seconda stagione del barocco romano.